Buonasera a tutti amici di Urban Week, il nostro viaggio nel mondo della musica continua. Stasera siamo di nuovo, mio malgrado, con una bellissima DJ donna. Devi sapere che io ne ho intervistate già un po', non ci pensano mai a me. Siamo con Celine, the Star of the Night. Ciao intanto e grazie. Ciao, ciao a tutti. Questa carriera è iniziata un paio di anni fa. Tu non sei semplicemente una DJ, ma ti proponi anche come cantante. Appunto il tuo primo singolo è stato The Star of the Night. Come mai questa scelta di fare musica? Come cantante, sì, è vero, ho fatto questo disco, però non mi sento una cantante. In realtà ho cantato anche in pubblico, ma io sono inibita, perché non credo che le doti canore siano proprio la mia migliore qualità. Però si canta, in studio si riesce a fare anche dei brani simpatici, accattivanti. E mi dicono che ho una voce sensuale, allora ho anche cantato, però... Definirmi cantante, no? Noi onestamente l'abbiamo sentita la canzone, sì, ovviamente a noi è piaciuta la voce, molto sensuale veramente, quindi più DJ che cantante. Sì, sicuramente sì, più DJ. E io voglio sapere, tu vieni da un passato nel cinema, entrare in un mondo che tante volte è un po' settario come quello dei DJ, i professionisti di solito sono un po' diffidenti nei confronti di una bella donna che viene da un altro mondo. È stato difficile o è stato relativamente semplice? No, per me è stato semplice, anche perché non mi prendo tanto sul serio. Va bene, faccio la DJ, ma come mi dico io, sono la DJ dell'ultima ora. So che ci sono tantissimi molto più bravi di me, anche donne, non voglio confrontarmi con nessuno, faccio del mio meglio, lo faccio con passione e voilà. E il DJ set, la preparazione, come la scegli? Ma io sempre penso quello che piace a me, quindi quello che mi piace ballare, quello che mi entusiasma, poi io faccio un genere abbastanza facile, quindi un commerciale orecchiabile, quindi che si sente in radio, per cui non è così complicato preparare per me una playlist. E voilà, così, perché certamente se avessi deciso di fare, che ne so, della techno o qualsiasi altro genere, per me sarebbe stato impossibile. Ma no, non è possibile, perché non mi piace, quindi non sarei riuscita, non sarei stata in grado. Quindi ispirazione artistica. Ispirazione è un'ispirazione facile, soprattutto in questi ultimi 2 anni in cui il commerciale va tanto e quindi non è stato difficile, mi sono immedesimata in modo automatico, anche se poi io a casa ascolto tutt'altra musica, perché... A parte i momenti in macchina che si ascolta la radio, poi io sono una che ascolta molta musica classica, quindi proprio un genere completamente diverso. Tu sei stata molto versatile, cinema ma anche teatro, anche la conduzione di un programma su Match Music, DJ, cantante, ma da grande che cosa vuoi fare? Da grande mi voglio dedicare al benessere e già sto cercando di aprire questo centro di benessere dove si fanno anche molte pratiche olistiche e quindi dedicarmi soprattutto alla parte spirituale delle donne anche. E ho anche creato un corso che si chiama Il risveglio della Dea, dove si va a lavorare sul potenziamento dell'energia femminile. Quindi racconta di cosa si tratta. sa che tu non ne hai bisogno. Comunque ci sono tante donne che magari hanno un'autostima bassa, non sanno valorizzarsi, hanno tanti complessi, hanno paura di non essere mai all'altezza nelle diverse situazioni della vita. E quindi si va proprio a lavorare prima su un lavoro di centratura personale, di autostima e poi si va a esaltare tutte quelle che sono le qualità tipiche della donna, della femminilità, quindi la dolcezza, l'accoglienza, la versatilità, la creatività e anche la seduttività, quindi sapere essere seduttive senza, e c'è anche tutta una parte di bon ton, perché è importante esserlo senza mai cadere nella volgarità, questo è molto importante.
Quindi mi sa che noi continueremo a seguirti anche in questo tuo cammino. Intanto io ti voglio ringraziare e ti chiedo un saluto speciale per gli amici e soprattutto le amiche di Urban Week. Un saluto soprattutto alle amiche, hai detto bene, mi piacciono molto le donne, nel senso non prendendo il mondo femminile, diciamo, perché sennò poi dopo sembra una campionessa di gaff, vabbè, avete capito. Il nostro pubblico però merita, quindi siamo sicuri che ha compreso. Grazie mille. Ciao, grazie a te.